Dall'Alfonso Virgilio di Campofranco, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con la terza categoria, girone A di Caltanissetta. Calcio Campofranco affronta Buterese, formazione padrone di casa, reduce dalla vittoria per 2-1 sul Favara Academy. Buterese dalla sconfitta interna contro lo Sporting Club Campobello. L'11 del Campofranco: Alongi Giuseppe, Alongi Vincenzo, Monreale, Provenzano, Pera Scozzaro, Caltagirone, Lipari, Di Leo, Falletta, Antinoro. Buterese con Pettineo, Buttiglieri, Cravana, Vitale, Pucci, Di Stefano, Antonio Pucci, Giarratana, Calaciura, Salvo e Donzella. Arbitra la partita il signor Dario Giorgio di Caltanissetta. Tutto pronto grazie al montaggio a cura di Francesco Morabito per il film del primo tempo. Prima offensiva, dopo due minuti di gioco c'è un calcio d'angolo per i padroni di casa. Il pallone arriva a Di Leo, la conclusione con il destro, il portiere Pettineo riesce a metterla in calcio d'angolo. Al terzo ancora un corner, il pallone colpisce la traversa, incredibile, sfiora il vantaggio la formazione padrone di casa, quando al settimo, dal rinvio dell'estremo difensore, Falletta si prende il pallone, va a destra, ancora Falletta cerca il cross che di fatto diventa un tiro e vale l'1-0. Avanti il calcio Campofranco dopo 7 minuti di gioco. Da rivedere il tentativo di trasformazione del 17, questo mezzo collo esterno probabilmente era più un tiro che un cross. Arriviamo fino al 12 a sinistra, una gran giocata sulla fascia per il calcio Campofranco, il tentativo di verticalizzazione per la conclusione da parte di Antinoro, che di prima intenzione però mette il pallone fuori. Al 15 la palla finisce a sinistra per Pera, sguardo in mezzo di Pera, il tentativo di cross, arriva Antinoro che gira sul primo palo e fa 2-0. Calcio Campofranco che continua a mettere in discesa la propria partita. Al minuto 19 arriva questa sventagliata da metà campo per Di Leo, che si presenta davanti al portiere in uscita, l'estremo difensore viene saltato e viene punito. 3-0 calcio Campofranco, anche Di Leo sul tabellino dei marcatori. Minuto 23, si fa vedere anche la Buterese e Donzella infatti a provarci, ma la sua chance finisce direttamente sul fondo. Minuto 30, ancora calcio di punizione per la Buterese, mancino interessante in due tempi il portiere Alongi. Minuto 38, il calcio Campofranco troverebbe il quarto gol della partita, mi viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco. Termina così il primo tempo all'Alfonso Virgilio di Campofranco e 3-0 tra calcio Campofranco e Buterese, padroni di casa che ormai sembrano aver messo i tre punti in cassaforte. Partiamo con la ripresa. Minuto 52, dal limite va Falletta, il suo sinistro sfiora il palo. Minuto 59, lancio per Antinoro che riceve a sinistra, stoppa con l'esterno destro, mette all'indietro per Di Leo, salta l'avversario, va con la puntina, arriva il 4-0, bella segnatura quella del calcio Campofranco. Al minuto 60 c'è spazio per tre cambi nella formazione locale. Al minuto 70 la Buterese con Donzella, con questo colpo di testa trova il gol della bandiera. Minuto 70 è Tona a recuperare la sfera, a cercare di saltare l'avversario, riuscire a farlo e concludere male, sprecando il possibile gol delle 5-1. Battute finali all'Alfonso Virgilio. Al minuto 78 è Malta che si riprende la sfera, cerca la conclusione ma la palla viene messa in calcio d'angolo, sfiora dunque la quinta rete del calcio Campofranco in più occasioni, quando all'82 invece Donzella vorrebbe la doppietta personale per la Buterese ma manda alto con il destro. Termina così il match, vince il calcio Campofranco sempre più vicino al salto di categoria dopo il 4-1 sulla Buterese. Manca una giornata alla fine, sono due punti di vantaggio sulla Bonpensiere Family. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.